ragazzi, allora questo è un tag in collaborazione con Ketty Centos. Sapete tutti che il gruppo di Ketty Centos, e lei compresa, organizza delle collaborazioni su Facebook dove lei propone dei video e ovviamente se ci piace noi accettiamo e collaboriamo assieme a lei. Sapete tutti che queste video collaborazioni vengono fatte mensilmente, quindi per questo mese lei ha deciso di fare il video dei 5 prodotti con il buco, quindi sarebbero i 5 prodotti più utilizzati che noi abbiamo, perché ovviamente se si forma il buco significa che questo prodotto lo amiamo così tanto da utilizzarlo sempre. Io vi faccio vedere due cose invernali e due cose estive. Per prima cosa vi faccio vedere questa, che è la palettina della Sleek Sparkle 2, questa qua, e vi faccio vedere un colore che io ho utilizzato tantissimo quest'inverno. Sapete tutti che non mi sono truccata in colori esagerati perché abbiamo avuto delle cose spiacevoli per quanto riguarda la famiglia. Automaticamente non mi truccavo in modo esagerato come faccio sempre, ma utilizzavo dei colori neutri, diciamo un po' più semplici. È uno dei colori che ho utilizzato tantissimo perché, essendo vestita di nero, diciamola così, essendo vestita di nero, ho utilizzato un colore che mi sembrava più giusto per determinate occasioni, perché, non potevo, tra virgolette, truccarmi in modo particolare. Facciamo così. E il colore in questione è questo qua, ed è il grigio. Vedete, è proprio scavato veramente tanto perché l'ho utilizzato l'ho utilizzato tantissimo come sostituto, perché una volta l'ho sostituito, non mi ricordo per che cosa, forse perché non trovo la palettina. Quando uno ha tanti trucchi succede, e ho utilizzato un ombretto Mua, e devo dire che si assomigliava come colore. Comunque il colore è questo qua, ed è, vi faccio lo swatch. Ed è un grigio, questo qua. E questo io lo utilizzavo su tutta la palpebra e poi lo sfumavo, nella sfumatura mettevo questo e questo qua. E certe volte anche questo. Comunque io facevo dei trucchi così, per non fare dei trucchi abbastanza esagerati come facevo di solito. Questo è stato il mio trucco, diciamo, invernale, che ho, questo è l'ombretto proprio utilizzato in inverno abbastanza, come questo che vi faccio vedere adesso, che è l'ombretto che ho utilizzato un sacco, veramente un sacco di volte, e infatti questo è il mio secondo prodotto con il buco, ed è questo qua, ed è un ombretto della Mua, ed è il numero 12 Pearl, ed è questo qua, che è un ombretto dicasi dupe di un ombretto della MAC. Questo ombretto l'ho utilizzato veramente tanto, 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 tanto. Infatti, oltre ad avere il buco, ha anche il solco, non so se si vede. Questo ombretto è favoloso. Allora, io lo metto su tutta la palpebra e sfumo con il blush, perché non lo utilizzo come blush, lo utilizzo come ombretto da sfumatura, il blush, questo qua dell'H&M, che è il 18 Sweet Rose. Questo qua. Questo lo utilizzo. L'ho dovuto grattare per utilizzarlo comunque. Lo utilizzo nella piega dell'occhio per dare la sfumatura e questo su tutto l'occhio. Questo è il trucco che faccio quando devo uscire velocemente e voglio sembrare più normale possibile. È un ombretto favoloso, veramente favoloso. Quando lo finirò lo ricomprerò sicuramente perché è stato un ombretto eccezionale. Veramente. Non saprei, io credo che sia l'ombretto invernale che più mi piace, veramente, che più mi piace, perché è favoloso. Metti questa sulla palpebra, sfumi, anche questo stesso, lo sfumi e poi metti tipo un colore di transizione per fare la sfumatura ed è perfetto, mascara e vai, ciao, già sei pronta per uscire. Completa un look favoloso, poi ha delle sfumature perché ovviamente essendo un duochrome. Sapete tutti che è un duochrome. Ha
Ah, quei riflessi sul rosso che sono fantastici. Poi, ovviamente, facendo la sfumatura con il blush, quello rosso che vi ho fatto vedere poco fa, è fantastico. Quindi, questo è il mio secondo prodotto con il buco, ma è il mio secondo ombretto fantastico che mi ha veramente, come si dice, completato il look. Parliamo di due prodotti estivi. Allora, il primo prodotto che vi faccio vedere già l'avete visto in un mio tutorial che ho messo un paio di giorni fa prima di questo, ed è l'ombretto riguardante questa palettina di Kiko, che è la 03 Unusual Lavender. E l'ombretto in questione è questo qua. Sapete tutti il mio amore per questo colore, non è proprio un azzurro ma è un indaco. Dovete vedere anche il solco che si sta facendo anche qua, quindi sono due tra virgolette. Però questo colore per me è favoloso. Adesso vabbè, considerate che io certe volte lo gratto per utilizzarlo. Il colore è questo. Ed è bellissimo. Io per accentuare questo colore lo utilizzo con l'ombretto sempre di Kiko, quello in stick, il numero 32 se non mi sbaglio. Comunque l'ombretto quello in stick, le shadow, ah, quello in stick. Che è favoloso, tutte e due è un'accoppiata vincente. Se non mi sbaglio, no, come vi ho detto poco fa, c'è il video del trucco che ho fatto sempre con questo ombretto. E veramente è il colore che ci sta veramente benissimo con i miei occhi. Mi piace veramente tanto. Infatti, sto controllando tra i miei trucchi. Il colore che si avvicina di più, perché essendo con il buco non vorrei poi non avercelo più e poi ci rimarrei male, quindi spero di avere un colore simile. L'ultimo prodotto, perché di 5 prodotti con il buco io ne ho trovate soltanto 4, è l'ultimo prodotto è il fondotinta della Wycon. Questo è quello Wet n Dry nella colorazione 04, cioè 4, no, 04, 4, ed è la colorazione per un sottotono rosa. Ed è quella più scura che io utilizzo in estate. Questo fondotinta io l'ho utilizzato di più l'anno scorso perché sono uscita molto di più l'anno scorso. L'ho utilizzato tantissimo, infatti vedete il buco. Il colore di questo fondotinta è stupendo. La setosità è una cosa eccezionale, veramente. Veramente, proprio per dirlo io che di fondotinta non ne capisco nemmeno le tonalità. Scherzando, comunque a me piace tantissimo, strapiace. Io lo utilizzo con la spugnetta perché con la spugnetta dà il meglio di sé. Ho provato i pennelli di qualsiasi dimensione, di qualsiasi forma. No, la spugnetta è l'unica cosa che mi piace di più utilizzare con questo fondotinta. La coprenza è favolosa perché io l'ho utilizzato lo 03, che lo 03 è quello diciamo più chiaro, e il 4 è più scuro, nel senso io il 3 l'ho utilizzato per tutto l'inverno, perché sapete tutti che io ho un colorito bianco, cioè sono chiara di carnagione, adesso sono abbronzata, però io di norma sono chiara di carnagione, e il 3 era perfetto, veramente perfetto, io l'ho indossato 2 anni fa. Quando è stata la cresima di mio figlio, io mi sono truccata alle 3:30 di pomeriggio, mi sono struccata alle 12:30, quasi l'una di notte, e avevo il fondotinta. Non ero lucida, proprio niente, io ho tolto proprio il fondotinta dal viso. Quindi mi è rimasto. Ovviamente quando faccio dei trucchi un po' particolari, io utilizzo sempre. È sera, capitemi. Utilizzo sempre la nebbia fissante, però quando faccio dei trucchi tipo cerimonia, queste cose qua, ma per altri giorni non la utilizzo. Comunque, questo fondotinta io l'ho tolto, cioè l'ho tolto, io ce l'avevo ancora a mezzanotte e mezza, io ancora avevo il fondotinta. Quindi, come qualità prezzo, perché è costato 9,90 euro, io l'ho preso 9,90 euro, sì. Lo promuovo a pienissimi voti, veramente. Cioè, è un signor fondotinta. Questo colore è favoloso. Per adesso è favoloso. Infatti,
Infatti io l'ho utilizzato l'anno scorso quando avevo del tipo compleanno, eccetera, eccetera, automaticamente mettevo questo fondotinta. Siccome quest'anno sapete tutti l'andamento dell'anno com'è andato, malissimo ovviamente, non sono uscita così tante volte. E per adesso, ad esempio, anche se io sono abbronzata e si vede che sono abbronzata, essendo che io non esco nel senso di uscire, mangiare, eccetera, eccetera, quindi non mi trucco. Automaticamente non l'ho consumato, quindi questo si tratta del buco dell'anno scorso. Quindi fatemelo valido. Niente, posso dire qualsiasi cosa, è favoloso, io lo adoro. Già lo 03 che sarebbe. Ma perché dico 03? Perché il 3. Il 3 già l'ho ricomprato, perché è un fondotinta che voglio tenere in assoluto, ovviamente sigillato, voglio tenere in assoluto. Nella mia postazione, perché è un prodotto che veramente non deve mai mancare nella mia collezione make-up, perché è troppo bello, troppo. Niente, questo è l'ultimo prodotto. Questo è fondotinta. Bene, ragazze, vi ho fatto vedere i miei quattro prodotti con il buco. Ovviamente, come vi ho detto all'inizio, questa collaborazione è fatta da tantissime ragazze, tra cui la capitana di queste ragazze è Katie Centos. Quindi io metterò tutti i link di tutte le ragazze che stanno partecipando a questo video giù nell'info box, ovviamente anche quello di Katie Centos, che è l'ideatrice. Oltre a questo metterò anche la pagina Facebook di Katie Centos & Company, dove organizza sempre dei video, delle collaborazioni e sponsorizza anche tantissimi canali. Quindi, se volete, iscrivetevi nel gruppo, così anche voi parteciperete agli altri video che ci saranno. Infatti, dopo di questo, ci sarà anche un altro video sempre riguardante Katie Centos. Quindi, state allerta sul canale perché ci sono un sacco di video. Che dirvi, ragazze? I miei social, tutto, troverete tutto nell'info box, anche le cose che vi ho nominato, vi scriverò tutto nell'info box, quindi state allerta, controllate sempre l'info box perché lì troverete tutto quello che io ho detto. Bene ragazze, per questo video è tutto, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio, mi scuso per l'abbigliamento e il sudore atroce che c'è, ma si sta morendo dal caldo, non so più, veramente non so più cosa fare. Anzi, ho una piccola richiesta, siccome sto facendo la dieta, anche se sto prendendo vitamine, eccetera, eccetera, sto avendo dei piccoli problemi per quanto riguarda i capelli. Vi volevo fare un video a parte, ma non vi voglio dare noia. Ve lo dico in questo video. Se per favore qualcuno sa un rimedio per la caduta di capelli, perché io proprio a ciuffoni mi cadono, se qualcuno ha qualche rimedio per quanto riguarda la caduta di capelli, mi scriva un commento qua sotto, veramente ve lo chiedo per favore, perché è un problema che sto avendo. Cioè, io avevo dei capelli, cioè mi facevo una bella coda, adesso mi faccio una codina piccolina. Che quando mi faccio la piastra sembra che non abbia nemmeno un capello, quindi rivoglio i miei capelli. Sto prendendo delle vitamine, cioè con la dieta prendo vitamine, cose, quindi diciamo non avrei dovuto avere questi tipi di problemi, però veramente ho una caduta di capelli enorme. Quindi se qualcuno mi può aiutare mi scriva un commentino qua sotto e la ringrazio tantissimo. Vi saluto. Basta, finisce qua il video, basta, finiamola. E quindi, come dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!